perché bisogna impedire di mettere queste antenne. E bisognerà dire che i nostri figli non devono comprare il nuovo iPhone, perché il nuovo iPhone che uscirà nel 2020 sarà già costruito come una antenna multipla che emette e riceve onde ad altissima frequenza, cioè a bassissima lunghezza, che penetrano dentro il nostro DNA e modificano i comportamenti delle cellule umane. Questo è il punto che non viene detto, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità già sa tutto questo, ha già la documentazione, ci sono almeno 10.000 studi verificati di riviste di qualità scientifica inoppugnabile che dimostrano che questo 5G modificherà la vita degli esseri viventi, tutti. E noi non sappiamo come. Allora, la risposta al che fare si fa così. Bisogna cominciare così. Perché se tu pensi di combattere contro la Goldman Sachs, non li troverai mai. Non sai dove sono. Sono dappertutto. Quindi la mia risposta è questa. Bisogna cominciare a inventare le lotte dovunque si capisce la minaccia. E la minaccia la devi percepire tu qui. Perché se tu parli con una mamma e gli dici che suo figlio sarà bombardato, e lei stessa, e soprattutto una donna incinta, sarà bombardata, lei e il suo feto, dall'inizio, dal momento in cui comincia a vivere, e sarà bombardata in modo che non si potrà difendere, perché quando ci sarà il 5G dappertutto nel mondo, noi dovremo sapere che non solo ci saranno le antennine messe a 100 metri di distanza l'una dall'altra, vicino alle vostre case, sui lampioni delle case, sulle insegne dei negozi, dovunque, sulle macchine addirittura le metteranno, sulle ruote delle macchine. Quando sarà tutto questo? Dobbiamo sapere che avremo l'irraggiamento da sopra, perché si prevede di lanciare per il 5G 20.000 satelliti. Solo per il 5G americano di Elon Musk è già stata data l'autorizzazione a far partire 20.000 satelliti che copriranno tutta la superficie del mondo, compresi i mari, le foreste, le montagne, e quindi tu non avrai modo di difenderti, perché se sei vicino all'antenna sarai colpito dai raggi dalle emissioni elettromagnetiche ad altissima frequenza, e se sei in un posto sperduto nel mondo ce l'avrai dall'alto e quindi sarai bombardato comunque. Quindi non ci possiamo salvare. Quindi questo lo fanno perché vogliono la connessione globale. Cioè loro ci stanno già dicendo che da quel momento, quando comincia, finisce internet, che è quello che usiamo adesso, che è l'internet dei device, cioè delle macchine. Ogni vostro telefonino, ogni nostro telefonino è una macchina che trasmette e riceve onde elettromagnetiche. Questo è l'internet dei device. Quanti sono i device, grosso modo? Te lo dico io. Sono circa 1,5 miliardi. Il passaggio dal 4G al 5G significa che i device diventeranno 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, credo di finire, credo che sia 10 alla 12. Il numero dei miliardi di device diventerà tanto quanto gli uomini che sono sulla Terra. Per esempio, molti di più.
E cioè vorrà dire che io sarò collegato permanentemente con il mio frigorifero, con il motore della mia macchina. Sarà l'internet delle cose. E in più, io personalmente, con il mio corpo, sarò un device, anzi sarò mille device, perché ce li possono mettere dentro, ormai il discorso del chip sottocutaneo è archeologia, non ci sarà più bisogno di nessun chip sottocutaneo, ce lo metteranno nel sangue, con le trasfusioni del sangue. Ce lo faranno mangiare, ce lo faranno respirare, perché oramai siamo arrivati al punto che queste robette, questi ricetrasmettitori, sono delle dimensioni di una molecola. Un atomo vale 0,8 nanometri. Una di queste antennine del nuovo iPhone della Apple, che uscirà nel 2020, una di queste antennine è in grado di emettere onde della lunghezza di 5-6 nanometri, cioè di una molecola. E quindi sarà facilissimo metterti nel corpo, nel cervello, dovunque circa il sangue, per esempio, delle ricetrasmittenti, perché questi sono delle ricetrasmittenti, sono dei transistor che possono trasmettere una serie di comunicazioni. Quindi noi diventiamo non solo soggetti a un irraggiamento elettromagnetico che può compromettere i tessuti epiteliali delle nostre cellule, che può compromettere il funzionamento del nostro cervello, di tutte le molecole del nostro cervello, ma noi saremo tutti sotto un controllo totale. Ecco perché lo fanno. E te lo venderanno dicendo: ah, ma potremmo scaricare un film in una frazione di secondo. Avremo una potenza di comunicazione fantastica, certo, sì, certo. Dopodiché però loro sapranno perfino quando tu batti le ciglia. E incameranno tutto, perché incamerare tutto questo significa avere i metadati. Cioè ci venderanno a piacimento su tutti i mercati, perché sapranno in anticipo che cosa pensiamo statisticamente, che cosa vogliamo, che cosa desideriamo e che cosa non vogliamo. E quindi loro decideranno come viviamo. Cioè questo non è più Orwell. Noi stiamo entrando ad alta velocità, perché tutto quello che sto dicendo adesso non è che sarà il futuro. Vorrei che fosse chiaro che già stanno producendo questa roba, Queste antenne le stanno già facendo, non è che, e questi telefonini li stanno già costruendo. Ci sono intere strutture produttive in Nord Corea, in Cina, in Giappone, quasi niente in Europa, negli Stati Uniti, che stanno già modificando i sistemi di produzione di tutto il sistema della comunicazione in funzione delle alte frequenze e delle basse lunghezze d'onda. Questo sta già avvenendo, è già cosa in corso. Quindi tutto questo sviluppo o lo fermiamo adesso o dopo ci troveremo in uno stato umano che non ha più nulla di umano. Questo è il punto. Si sta costruendo una società disumana.